Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea. Buongiorno e benvenuti ad un'altra puntata di Mondo SLA. Oggi altra puntata importante perché non avremo medici, non avremo pazienti per la prima volta dopo tanti mesi, ma una presidente di un'associazione che praticamente opera in tutta Italia, anche con sede a Boston. Io lo vedo già collegata, l'avete vista anche nei video di presentazione ieri su tutti i gruppi Facebook, sulla nostra pagina, quella dell'associazione ISAV, ma anche di Radio ISAV. C'è la presidente Nicoletta De Rossi dell'associazione con Slancio e tra pochissimo parleremo di lei, di tutto praticamente, perché andremo a capire che cosa fa questa associazione, dell'evento che si è tenuto a Milano due giorni fa e anche di una sintesi di questo evento per iniziare delle attività propositive in favore dei pazienti di SLA di tutta Italia. Tra poco con la presidente Nicoletta De Rossi. Radio ISAV. Come già preannunciato su tutti i nostri canali social, ma anche i gruppi Facebook che riguardano i malati di SLA, oggi, e la vedete su tutti i teleschermi, abbiamo ospite la presidente dell'associazione con Slancio, Nicoletta De Rossi. Nicoletta, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Nicoletta, allora noi faremo una puntata parlando un po' di tutto, anche del recente incontro che abbiamo avuto a Milano, però all'inizio io voglio darti spazio per tutte le attività che fate con la vostra associazione e far capire anche a tutti i radioascoltatori, per i pochi che non ti conoscessero, che cosa fate e dove siete. Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, io sono Nicoletta De Rossi e sono appunto la presidente dell'associazione Onlus con Slancio, che nasce a Terracina, ha sede a Terracina, per volere di un malato di SLA, Andrea Zicchieri. Un malato al quale è stata diagnosticata questa malattia a 50 anni e ovviamente dopo un primo momento di smarrimento, quello che accade un pochino a tutti noi diagnosticati, ha deciso di prendere in mano la situazione e di creare un'associazione che potesse aiutare tutte le persone che incontravano nella loro vita questa malattia. Aiutare sia il malato che anche il caregiver stesso, quindi il suo motto era quello di dare voce a chi voce non ne ha. E andando avanti con il tempo, Andrea purtroppo è peggiorato nella sua situazione, ha chiesto a me di diventare presidente dell'associazione, e anche perché mi ha conosciuto nello stesso ambito. Io ho una sorella malata di SLA dal 2013 e quindi io ero direttamente interessata a questa cosa. Ovviamente ho accettato immediatamente e insieme anche ad altre persone, ovviamente stiamo portando avanti questa associazione che si prefigge, lo scopo è quello di fare sicuramente informazione, perché quando si entra, si viene a contatto con questa malattia, si entra in un tunnel, perché non si sa praticamente nulla, a parte tutta la burocrazia che ci gira intorno, ma non essendoci ancora una cura, essendo considerata ancora una malattia rara, veramente non si sa inizialmente dove battere la testa. Quindi noi vogliamo sicuramente dare delle informazioni e poi abbiamo deciso insieme al nostro collaboratore che risiede a Boston di aprire anche una sede proprio nella città di Boston. C'è Silverio Conte, appunto, che è un ingegnere che si occupa di gestire tutte le collaborazioni insieme ai maggiori istituti di ricerca e ospedalieri della città di Boston e comunque in America in generale, tant'è che noi siamo anche associati all'Alleanza Internazionale delle Associazioni Americane e successivamente ad EUPALS. Qui in Italia siamo collegati ad OMAR, all'Osservatorio delle Malattie Rare. Ma questo perché? Perché noi stessi abbiamo la necessità di sapere, perché c'è ancora tantissimo da sapere intorno a questa malattia, e di seguire tutte le evoluzioni delle ricerche, delle burocrazie, di tutto quello che concerne appunto questa malattia. Noi partecipiamo a tanti eventi, a simposi, facciamo parte anche di un intergruppo parlamentare perché abbiamo la necessità di far sentire la nostra voce, e nel mio caso specifico proprio la voce di un caregiver, perché chi meglio di me che vive la malattia, ovviamente non in prima persona ma a fianco a mia sorella,
può spiegare quello che accade intorno a questa malattia. Quindi proprio il motto di dare voce a chi voce non lo ha, non l'ha più, questa è proprio una cosa che io ho preso a cuore. Insomma, voglio essere veramente la voce di tutti quei malati che giornalmente ci chiamano per avere informazioni, per avere supporto, per avere un aiuto di qualunque tipo. Quindi Nicoletta, tra l'altro è molto apprezzabile e di indubbio valore il fatto di avere una sede anche a Boston. Voi qui in Italia in quali territori operate? In quali regioni siete presenti? Allora, considerando che noi abbiamo una sede sociale in realtà a Terracina, ma noi ci espandiamo un po' in tutta l'Italia, cioè nel senso, tramite il nostro sito, tramite i nostri canali social, noi veniamo contattati praticamente da tutta l'Italia, anche perché considerate che da regione a regione sono diverse le varie situazioni, anche a livello assistenziale, quindi ci si trova veramente a doversi confrontare un po' con tutto il territorio, e io devo dire che siamo abbastanza pronti poi a risolvere un po' tutte le varie situazioni. Quindi noi ci conoscono in realtà un po' tutta Italia, non avendo delle sedi in ogni regione. Ringraziando Dio ci sono i social, c'è tutto internet, quindi è facilissimo comunque contattarci. Peraltro nel sito dell'associazione c'è proprio il mio numero personale, cioè io sono presidente ma in realtà sono anche un factotum, cioè io mi metto a disposizione di tutte le persone che vogliono avere delle delucidazioni. Ottimo, quindi Nicoletta, a chi si rivolge a Conslancio, quali servizi, a quali servizi può attingere o può usufruire? Allora, diciamo che noi inizialmente l'associazione faceva anche tanta beneficenza, diciamo, poi con il fatto del Covid e le cose, gli eventi sono venuti un po' meno, quindi anche le liquidità sono minori, ma noi ci siamo spinti su ben altro, cioè nel senso sul nostro sito per esempio c'è online H24, 7 giorni su 7, un corso per il caregiver. Che cos'è il corso per il caregiver? Praticamente sono 14 sessioni dove viene spiegato, è un corso fatto da un medico rianimatore, quindi insomma una cosa molto precisa e dettagliata, viene spiegata tutta la gestione della malattia dall'esordio in poi, quindi tutta la parte burocratica che si deve comunque affrontare inizialmente, e poi tutto il decorso, appunto, quello che può essere una semplice fisioterapia, fino poi anche alla gestione di una tracheostomia e di una PEG, che diciamo che è la cosa che intimorisce un po' di più sia il malato che il caregiver stesso. E non è detto che si venga preparati per fare questa cosa, cioè nel senso se si fa la tracheostomia in dei centri specializzati c'è una sorta di preparazione da parte del caregiver per affrontare questo, ma a volte se una tracheostomia si fa in emergenza spesso si rimanda a casa il malato senza sapere come gestire la tracheostomia, che invece è una cosa che, pensate, un malato tracheostomizzato dovrebbe comunque vivere in una terapia intensiva, invece nel momento in cui si porta a casa questa terapia intensiva è ovviamente spostata in una camera e è necessario che ci sia una persona che si prenda cura H24 di questo malato. E questo corso dà delle nozioni molto specifiche, è veramente fatto bene, e noi abbiamo avuto un ottimo riscontro di questo corso. Ma anche degli OS stessi che poi si trovano a fare dell'assistenza domiciliari ne hanno preso atto, lo seguono e ci hanno dato dei feedback molto positivi. Un'altra cosa che noi facciamo, mettiamo a disposizione, è una sessione che si chiama Prove Attive Live. Che cosa sono queste? Sono praticamente una serie di, cioè ci sono descritte tutte le sperimentazioni in atto in Italia e nel mondo per quanto riguarda i nuovi farmaci per la SLA. Sappiamo bene che per il momento non esistono farmaci della SLA, ma esiste tanta sperimentazione. Perché abbiamo voluto fare questo e tenerlo aggiornato praticamente quotidianamente? Perché una delle prime domande che mi vengono fatte quando si ha una nuova diagnosi è: ma che cosa posso fare? Che farmaco posso prendere? Allora, farmaci non ce ne sono se non il vecchio riluzolo. Però in realtà ci sono tante sperimentazioni e soprattutto all'esordio della malattia un malato può accedere a queste sperimentazioni. Che succede però altresì? Che
spesso i neurologi stessi non le conoscono, non le consigliano. Quindi noi vogliamo che queste persone, questi malati, sappiano che esistono delle sperimentazioni alle quali loro potrebbero partecipare. È ovvio che noi come associazione non li mettiamo in collegamento perché non è dato a noi da farlo, insomma, non lo possiamo fare noi. Però è giusto che loro lo sappiano e magari lo propongono loro stessi al neurologo di turno, insomma. Queste, diciamo, sono alcune delle attività. Poi abbiamo partecipato a dei congressi, abbiamo presentato dei poster, siamo, diciamo, molto attivi proprio a livello anche istituzionale, insomma. Eh sì, Nicoletta, se non l'avessi ricordato l'avrei fatto io il corso per caregiver, ma anche il fatto di ricordare tutte le sperimentazioni in corso. Per chiudere questa prima parte, dove i pazienti, su quale sito, magari se vogliamo darlo, possono andare ad attingere a queste informazioni? Semplicemente www.coslancio.it. Lì trovate tutto, è sempre completamente aggiornato con tutti gli eventi, tutte queste preparative, il corso e tutto quello che facciamo noi. Perfetto, allora la prima parte direi che è andata benissimo perché poi qui su Radio ISAB noi ci teniamo sempre e comunque a far conoscere tutte le altre associazioni d'Italia perché ISAB è in Abruzzo ma ce ne sono tante altre che operano in tanti altri territori e quindi io ti ringrazio per essere con noi oggi. Tra pochissimo invece andiamo a parlare di un evento che voi stessi avete organizzato 2 giorni fa a Milano. Radio Isab. Seconda parte di Mondo Sla in diretta su Radio ISAB con la presidente di Conslancio, Nicoletta De Rossi. L'avevamo già preannunciato. Parliamo adesso, Nicoletta, dell'evento che avete organizzato pochi giorni fa a Milano. Esattamente, allora noi siamo stati contattati da Admedicum, che è un'agenzia di networking, che voleva creare questo evento, l'abbiamo fatto insieme ad altre due associazioni, l'AIP e Europa Uomo. Perché è nota adesso l'esigenza di mettere a confronto le case farmaceutiche con i malati. Che cosa significa questo? Che il malato di adesso, il malato moderno, diciamo, non è più un malato passivo. Perché proprio grazie ai social, ad internet, okay, è un malato informatissimo. E proprio questo dà la possibilità anche alle case farmaceutiche di poter attingere a loro, cioè loro hanno necessità di sapere, di avere le conoscenze della malattia che affligge un malato dal punto di vista del malato stesso e chi meglio di loro può spiegargli queste cose. Quindi abbiamo fatto questo bellissimo evento dove c'eravamo appunto le tre associazioni e dove c'erano le case farmaceutiche. E si è voluto proprio parlare di questo rapporto che si dovrebbe instaurare, perché è fondamentale sia per noi che per loro, perché parliamoci chiaro, a fronte di tutto ci sono le esigenze dei malati, ovvero il farmaco, il vero marketing, è vero tutto quello che c'è dietro, ma che cosa serve davvero al malato? Quali sono le richieste? Ed è questa una cosa fondamentale ed è giusto che si creano proprio questi tipi di rapporto, è fondamentale per loro. E ho notato che anche loro sono molto predisposti ad avere questo tipo di rapporto. Ovvio che non lo possono avere con il malato in sé. Ma ecco, magari con i rappresentanti delle associazioni, poi io peraltro ho fatto anche la battuta che con me mi cascano proprio bene, perché io, essendo anche caregiver e ascoltando anche le storie di tanti altri malati, posso portare tantissimi punti di vista. Però beh, la cosa non era ovviamente indirizzata esclusivamente a me, ma molto più in generale proprio al rapporto tra le associazioni e le case farmaceutiche. Eh sì, è proprio così. A me è piaciuto anche l'intervento che poi era, mi sembra, la moderatrice prima di andare via, la Krogel, sì, che ha detto, in questo incontro tra case farmaceutiche, associazioni e pazienti, non bisogna guardare, chi gestisce i pazienti in un determinato modo o chi, qualche associazione che approccia la malattia in altri modi. È importante anche la voce del singolo paziente. Questo per dire che non ci può essere un unico ente in Italia che gestisce magari 7.000 pazienti e poi non conosce nella specificità i problemi che loro hanno. Questo è un grandissimo problema perché purtroppo le grandi associazioni rimangono sempre un pochino al di fuori, che è proprio la quotidianità del malato stesso. In realtà siamo noi piccole associazioni che viviamo giornalmente quello che subiscono i malati ed è giusto che sia così. Cioè, servono proprio queste realtà così piccole che hanno il contatto diretto con i malati.
senza nulla togliere alle grandi associazioni che hanno sicuramente il modo da fare, che hanno sicuramente tanti più fondi, che hanno sicuramente modo di aiutare in modo diverso la comunità di malati. Però in realtà, mi chiedo Lorenzo, a volte aiuta di più una telefonata con chi sta passando la stessa cosa che passi te piuttosto che con una segreteria. Assolutamente sì. Poi voglio anche ricordare per questo evento che hai organizzato che non c'erano solo le associazioni dei malati di SLA, ma per esempio c'era AIPI, c'era Europa Uomo. Vuoi parlarci di queste due associazioni e come le hai collegate a questo evento? Ma in realtà diciamo che ci ha messo un po' in collegamento ad Medicum stesso, ma il fatto di essere due associazioni completamente differenti, quindi una per i problemi ai polmoni, per i trapianti dei polmoni, uno per il tumore alla prostata, ha voluto proprio specificare il fatto che si debba parlare di tutte le malattie rare in genere, non soltanto della SLA, che comunque continua ad essere una delle più rare secondo le statistiche. C'era proprio l'esigenza di mettere a confronto davvero tutto il mondo di queste malattie, quindi è giusto comunque essere inserito in un contesto dove ci fossero più patologie. È stato un peccato che eravamo soltanto in tre, potevamo essere anche molti di più, ovviamente. Eh sì. Abbiamo risposto tutti. Nicoletta, un'altra domanda. Io ho avuto mio padre con questa patologia, purtroppo a 48 anni colpito. Tu hai una sorella. Noi lo diciamo spesso qui su Radio ISAV, ma sono anche gli stessi pazienti che abbiamo intervistato in Abruzzo e fuori a dirlo. Perché? Dacci anche un tuo punto di vista, ma magari rimarcando la cosa, la SLA è una malattia che non colpisce la singola persona, ma tutta la famiglia. Hai detto bene, colpisce proprio tutta la famiglia, perché la SLA ha bisogno di un'assistenza estrema, perché la SLA purtroppo mette in condizione il malato di non essere assolutamente più autosufficiente, quindi un malato non autosufficiente ha bisogno che qualcuno sia con lui H24 e che qualcuno non può essere altro che un familiare. Si spera che sia un familiare, ovviamente, perché in alcuni casi purtroppo dei familiari scappano, infatti si sa bene che è risaputo che si crea generalmente il vuoto intorno al malato di SLA. Praticamente la famiglia è strettamente coinvolta perché fondamentalmente manca ancora un'assistenza sostanziale ai malati di SLA. Cioè, nel senso, come dicevo prima, un malato tracheostomizzato che dovrebbe vivere una terapia intensiva e che invece viene portato a casa, è ovvio che avrebbe necessità di un'assistenza infermieristica qualificata e questo purtroppo non avviene. Non avviene praticamente in quasi nessuna regione, cioè a parte che l'autonomia delle regioni vuole che uno stesso malato nelle stesse, cioè che un malato nelle stesse condizioni venga trattato in modo completamente differente. Ma è pur vero che spesso anche chi ha un'assistenza di dico H24 sono, penso si contano sul palmo di una mano i malati di SLA con 24 ore di assistenza, però spesso chi viene in assistenza non sono delle persone altamente qualificate, cioè c'è necessità di avere degli infermieri che sappiano aspirare in trachea, che sappiano fare una macchina da tosse e gestire anche un ventilatore e questo spesso non avviene. Come nel mio caso, io ho tante ore di assistenza, in realtà non arrivo a 24, ma ne ho tante, però in realtà di infermieristica ne ho soltanto 3, quindi significa che tutto il resto ci sono delle OSS che di norma non potrebbero neanche toccare la mia sorella e questa è una cosa assurda. Quindi interviene il caregiver che di conseguenza deve limitare tutta la sua vita. Cioè, io quindi non ho più lavorato e mi sono messa a disposizione di mia sorella, per carità, all'associazione, a tante altre cose, ma perché mia sorella ha avuto la possibilità di avere delle badanti, che questo è un altro discorso a sé, e quindi ha regalato a me della libertà, ma non accade sempre così in altre famiglie, purtroppo. Eh sì, Nicoletta, per chiudere questa seconda parte ti voglio fare un'ultima domanda da presidente di Conslancio, di un'associazione no profit che si occupa di SLA. Per quanto riguarda l'informazione e la sensibilizzazione, per esempio, io noto che normalmente ci sono, questo è un esempio, e rimane qui, delle corsie di ospedale dove ci sono bambini problematici e uno facendo a piedi il reparto si può rendere conto della situazione che purtroppo questi bambini stanno vivendo. Per quanto riguarda la SLA, tutti i malati,
quasi sono a domicilio, quindi devo rimanere a casa. Come un'associazione, e questa è la mia domanda che mi faccio tutti i giorni, ma sicuramente te la sarai fatta anche tu, può sensibilizzare l'opinione pubblica quando poi i malati sono segregati a casa e spesso non hanno socialità nella loro vita? Beh, lo fai te, Lorenzo, lo fai te con queste interviste. Io ti seguo e far parlare i malati di SLA penso che sia la cosa più utile del mondo per sensibilizzare, perché effettivamente nessuno si rende conto di quello che accade e delle condizioni di un malato di SLA. A volte, cioè, quando parli, sa, mia sorella ha la tracheostomia, mi dicono sì, ok, ma secondo me neanche sanno che cos'è una tracheostomia. Quindi è giusto anche farli vedere questi malati, far capire effettivamente che cos'è un malato di SLA e come si svolge la sua vita quotidiana, che è praticamente un inferno e per lui e per chi gli sta vicino, perché, cioè, ricordiamolo, è una persona completamente immobile che se ha necessità di grattarsi il naso glielo deve grattare qualcun altro. Ma queste cose, se non si vedono, non si conoscono, non si sapranno mai. Quindi ecco, già quello che fai te è una cosa importantissima. Io purtroppo, mia sorella è riservatissima per queste cose, lei non vuole neanche che io pubblichi niente su di lei. Però ecco, i social ci aiutano tanto sotto questo punto di vista, anche se è comunque sempre ristretto a una comunità che segue per un motivo o per un altro la malattia, quindi se qualche amico o qualcuno, però in realtà servirebbe, e dovremmo trovarlo in modo, Lorenzo, di farlo vedere al mondo intero quello che accade veramente, perché la sensibilizzazione è la prima cosa. Secondo me non è sufficiente la giornata nazionale o la giornata mondiale della SLA se non si mettono in primo piano i malati di SLA. Quindi a volte dà anche fastidio vedere una tracheostomia, però esiste, c'è, loro ce l'hanno, loro ci convivono. Quindi è giusto che per essere capiti bisogna anche mostrarsi, assolutamente. Eh sì, Nicoletta, sei stata chiarissima. Noi ci ascoltiamo una canzone, poi facciamo una sintesi di tutto quello che è stato l'evento che tu, con la tua associazione, hai organizzato a Milano. Radio ISAB. Ultima parte di Mondo SLA con la presidente di Conslancio, associazione no profit che si occupa di malati di SLA, Nicoletta De Rossi. Abbiamo parlato della sua associazione e tanto altro per quello che riguarda l'evento organizzato a Milano. Abbiamo parlato anche di sensibilizzazione e di altri fattori. In questa ultima parte, invece, con te, Nicoletta, voglio parlare di quello che è emerso dal tavolo di confronto dell'evento che hai tenuto 2 giorni fa e poi una piccola sintesi anche di un tuo pensiero su cosa si potrebbe fare in più per le assistenze, per la parte economica, per anche la parte sociale e morale, dei pazienti SLA. Allora, l'evento è sicuramente stata una cosa positiva, è una cosa che andava fatta perché appunto, come abbiamo detto, sia le aziende farmaceutiche che i malati stessi hanno la necessità di interagire, perché è necessario che appunto si capiscano quali sono i bisogni degli uni che devono soddisfare gli altri, ovviamente quelli dei malati. Io mi auguro che questa cosa, cioè, che sia emerso da parte loro, perché da parte nostra c'è la massima disponibilità ovviamente a avere questo tipo di rapporto. È ovvio che le aziende farmaceutiche hanno delle caratteristiche un po' diverse dalle nostre. Noi ci chiamate e andiamo, non è un problema. Loro hanno delle organizzazioni un pochino particolari, anche perché a volte, come hai visto, ci potrebbe essere qualche disturbatore, quindi non è sempre detto che la cosa sia, insomma, vada a buon fine. Però è giusto che si sia cominciato a parlare di questo rapporto, perché è necessario che il malato debba essere sempre al centro dell'attenzione di qualunque decisione. Per quanto riguarda il mio pensiero è sempre solo unico, nel senso, io vivendo la SLA in prima persona come caregiver, io continuo sempre a dire che è necessario che i malati di SLA vengano presi in carico dal sistema sanitario nazionale e non dal caregiver. Ok in casa, ma ok con i dovuti modi. È necessario che il caregiver non perda la dignità di essere una persona che debba continuare, che deve continuare a vivere la sua vita e che il malato stesso abbia un'assistenza qualificata, giusta per tutti. Io dico sempre, la SLA continua ad essere considerata una malattia rara. Ci sono 6.000 malati in Italia,
ma 1500 nuovi casi l'anno. Che cosa significa? Che 1500 persone purtroppo ci lasciano. Quindi questo numero in realtà rimane sempre, è quello lì, sempre 6.000 morti. Quanti malati tracheostomizzati ci sono? Ce ne saranno un 20, un 30%? Ecco, si dovrebbe fare uno sforzo per tutti questi malati affinché abbiano quell'assistenza adeguata H24 per far sì che lui possa continuare a vivere la vita dignitosa e che nessun familiare debba comunque, non dico rovinarsi, perché comunque già davanti a una diagnosi di SLA la vita è più o meno rovinata, però debba poter continuare a vivere la sua vita. Io ho scoperto, San Lorenzo, che il 90% dei caregiver fa uso di antidepressivi, e questa è una cosa assurda. È una cosa assurda perché noi stiamo creando un gruppo parallelo di malati che sono succubi di questa malattia. Allora, io non ho mai preso un antidepressivo, per carità, però io suppongo che se li cominciassi a prendere, immaginate, io prendo un antidepressivo, devo fare la notte a mia sorella, fare una notte a un malato di SLA significa essere vigili tutta la notte, perché il malato di SLA, se ha la possibilità di chiamarti con il comunicatore oculare o qualche altra cosa, può farlo, ma a volte non ti può chiamare. Se è necessario che tu l'aspiri, devi essere pronto a farlo. Se si prende un antidepressivo e si cade in un loop, si rischia il peggio, purtroppo. E questo non è fattibile. Non è possibile che ci si debba arrivare a questo punto. Quindi quello che dico sempre io è che è necessario che già la diagnosi di SLA, purtroppo, è una condanna per tutti, ma che almeno questa vita da paziente sia dignitosa il più possibile. Questo è quello che io ritengo opportuno. E poi, senza contare il disagio che si crea da una regione all'altra, esistono dei malati che hanno 3 ore a settimana di assistenza, magari in campagna succede questo, 3 ore a settimana di assistenza infermieristica, cioè a fronte delle mie 14, io a volte neanche vergogno di dire che ho 14 di assistenza, ma non possono esistere malati di serie A e malati di serie B di fronte a una malattia degenerativa così feroce. Quindi secondo me c'è proprio da riformare un pochino tutto il sistema e di rendersi conto davvero quello che accade intorno alla SLA, assolutamente. Eh sì, Nicoletta, poi hai fatto benissimo a rimarcare il fatto che il malato di SLA dovrebbe avere assistenza H24, e confermo i tuoi dati, perché l'associazione ISAV ad oggi ha 4 psicologi e 3 su 4 sono concentrati sui caregiver. Non è più un problema del paziente, ma i problemi sono dei caregiver, perché ovviamente, come hai detto bene tu, quando per anni lasci tutto per prenderti cura di un'altra persona, prima o poi è fisiologico, quindi cedi. Lorenzo, se tu pensi che un lavoratore può lavorare al massimo 9 ore al giorno e se fa una notte deve fare lo smonto e il riposo, io ho passato i primi 7 mesi della tracheostomia di mia sorella, io ho passato 7 mesi di seguito giorno e notte dietro mia sorella. Cioè, mi ha salvato soltanto il fatto che io poi avevo formato tutti gli operatori sanitari che venivano e mi sono potuta tranquillizzare un pochino, ma perché avevo questo tipo di assistenza. Chi non ce l'ha deve andare avanti per anni. E io penso che si arriva ad un punto dove si getta la spugna, perché non è fisicamente possibile andare avanti in queste condizioni, ed è questo che non si capisce, purtroppo. Eh sì, poi non so nel Lazio, ma in Abruzzo hanno anche ridotto il sostegno, la parte economica per i caregiver, quindi da 1.800.000 all'anno, che erano pochi, siamo passati a 600.000 euro l'anno per tutti i caregiver dell'Abruzzo. L'Abruzzo è una regione piccolissima di 1.200.000, però ci sono 130 malati di SLA. Poi l'altra cosa su cui concordo molto è sul fatto che i territori e i pazienti vengono gestiti in maniera diversa e non si può. E qui, allora, a questo punto dobbiamo essere noi in prima persona, magari a unirci come associazioni, a andare dritti dove si deve andare, magari in Parlamento o qualche altra parte dove si decide per tutti, e dire: noi abbiamo bisogno di questo in tutti i territori. Assolutamente sì, Lorenzo, è necessario proprio che tra le piccole associazioni come le nostre si crei una rete. È necessario, perché ecco, io posso sapere benissimo la situazione nel Lazio, sì, ok, per sentito dire anche nelle altre regioni, ma sarebbe fondamentale che ogni regione avesse un suo referente piccolo, ma che unendoci possiamo andare veramente a parlare con chi deve gestire questa situazione dall'alto. Perché io continuo a ripetere, la SLA è una malattia rara, esiste, sono tanti ma non tantissimi, quindi secondo me si può fare davvero qualche cosa per i malati e per i caregiver, assolutamente. Certo,
Nicoletta, io ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie a te. È stata come sempre Grazie. una bella giornata. E poi spero di rivederti presto. Assolutamente sì, abbiamo tanti progetti da fare, assolutamente. Eh sì, allora ricordo a tutti che questa puntata sarà disponibile in podcast sabato prossimo sul sito radioisav.it e anche sul canale YouTube Radio Isav. Auguro a tutti una buona giornata e un buon fine settimana e una buona domenica. Arrivederci. Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.